Ci siamo alla fase 2, seconda puntata di questa miniserie Elaboriamo un Ciao. Lo elaboriamo profondamente grazie a pezzi e componenti Polini, quindi è ora di iniziare, di rimboccarsi le maniche per andare avanti con il lavoro pesante. Moto.it, cerca, compra, vendi l'usato dei tuoi sogni su moto.it. Se vi siete persi la prima puntata, nessun problema, link in descrizione, potete gustarvela fino in fondo. Vi faccio però qui un piccolo riassunto della puntata precedente. Siamo andati a prendere il ciao, in attivo da oltre 20 anni, l'abbiamo portato qua in questa piccola tana per poi cominciare a smontarlo, ripulirlo e poi siamo andati presso la sede di Polini. Lì nel reparto corsa abbiamo recuperato i pezzi che ci servono e abbiamo fatto anche una bella chiacchierata con Denis Polini. Poi abbiamo iniziato il grosso del lavoro, il lavoro che è terminato con l'assemblaggio, eccolo qua, del carter motore. Adesso è arrivato il momento di terminare questa fase. Noi per farlo dovremo mettere pistone, cilindro, testa. Cominciamo dal pistone. Allora, qua lo tiriamo fuori questo carburatore lo mettiamo qua. Allora, vi ricordo che chi vi sta parlando non è un meccanico professionista, ma questo è un video che vuole raccontare l'esperienza di chi, come potrebbe essere ognuno di voi, è un appassionato di motori, si diverte a fare questi lavori, piccoli e grandi che siano, e quindi viviamo insieme questa esperienza perché c'è gran gusto nel farla, c'è davvero una grande voglia di mettersi alla prova anche in questo senso. Vediamo allora cosa troviamo nella confezione. Abbiamo un bel cilindro, la testa e a cui io ho già montato il decompressore. Sapete che il Ciao ha questa caratteristica, il fatto di avere una piccola valvolina, un funghetto che all'interno della camera di scoppio può essere aperto per appunto decomprimere, quindi facilitare l'accensione. E quindi io questo l'ho tolto dal motore precedente e l'ho piazzato già qua sulla testa del nuovo motore. Motore che diventa di 74,6 centimetri cubi, all'esagio 47 mm, corsa 43 mm, compressione 13 a 1, quindi insomma un bel motorino di quelli super seri. Prestazioni saranno molto interessanti, non vedo l'ora di finire il lavoretto. Adesso ci mettiamo al lavoro. Per farlo, eccolo qua, un bel cilindro in ghisa, quattro prigionieri. Il pistone è qua dentro, pistone a doppia fascia e qua il bel pistoncino. Guardate che meraviglia, ve lo faccio vedere da vicino. Guarda che bello. Eccolo qua il pistone, guardate che bello, un cielo leggermente bombato, ma non troppo, doppia fascia, belle le luci belle aperte, sembra un bel oggetto davvero. Molto bene. Allora, osservate, vedete questa freccina qua, non so se si riesce a vedere, forse c'è un po' di riflesso, qui c'è una freccia. Da quando montate il pistone, questa parte deve essere rivolta allo scarico. Quindi attenzione quando montate i pistoni, è sempre molto importante non sbagliare questo aspetto. Quindi adesso ci dedichiamo e lo accacciamo su con grande gioia e piacere. Ora che abbiamo messo quindi pistone sulla biella, abbiamo messo le due fasce, tutto è assolutamente a posto, andiamo avanti con il cilindro, eccolo qua. Attenzione, mettere naturalmente il cilindro, prima bisogna dare un po' di olio anche lui nel cilindro, giustamente, e poi lo montiamo dal lato giusto, mica che facciamo le stupidate. Quindi una volta terminata questa fase non ci resta che mettere l'ultima guarnizione, quella della testa, e poi chiuderla e serrare il tutto con le coppie di serraggio corrette.
siamo. Ho dovuto spostare un attimo la molla, quella del decompressore, perché sennò non mi entrava la chiave, però ho serrato i dadi della testa alla coppia di serraggio indicata dal libretto di istruzioni, quindi direi che ci siamo, insomma il motore è assemblato. Facendo girare non si sente nessun rumore strano, tutto mi sembra molto fluido, quindi sentite come gira bene il pistoncino su e giù, benissimo. Adesso rimetto il dado che mi tiene ferma prima metto la candela, così si tappa il buco e non c'è il rischio che magari si infili dentro qualcosa accidentalmente. Quindi andiamo con la candela. Bene, cari ragazzuoli, siamo quindi arrivati al termine della chiusura del motore. Abbiamo chiuso la testa, rimesso a posto la molla della valvola di decompressione, tutto è serrato, ho messo la candela e non ci resta che andare avanti con l'accensione. Prima però vale la pena magari tornare un attimino presso la sede di Polini per fare ancora due chiacchiere con Dennis, che ci racconterà qualcosa relativo all'azienda, azienda storica che vale la pena di conoscere un pochino più a fondo. Dennis, allora, l'azienda, parliamo giusto un minuto dell'azienda. Siamo qui dove c'è il banco prova, che è un po' il cuore di quello che avviene quando si costruiscono oggetti, elementi che devono performare. Quindi raccontaci un po' le origini, brevemente, un attimino, giusto per far capire ai nostri ascoltatori di che entità stiamo parlando. Allora, diciamo che la storia è molto lunga, perché nasce dal 45 con mio nonno, quando è tornato dalla guerra, ha iniziato a fare le bici, poi i miei genitori. Quindi io sono, diciamo, già la seconda, terza generazione, se vogliamo vedere. C'è già anche mio figlio in azienda, quindi certo. Spero che incominci presto a produrre. Diciamo che la famiglia Polini è in continuità da quel punto di vista. Poi arriviamo dall'enduro. Negli anni 70 abbiamo fatto enduro, poi negli anni 80 è stato il grosso sviluppo degli scooter, Vespe, ciao. Da lì non ci siamo più fermati fino a oggi. Allora, diciamo che tutti i nostri prodotti, cioè, sono Polini. Noi non abbiamo un prodotto che compriamo e vendiamo. Qualsiasi tipo che prodotto che vedi è fatto da noi, è costruito, è studiato. Abbiamo l'attrezzeria dove comunque facciamo gli stampi e sono nostri. Quindi abbiamo anche tutto il controllo della filiera della produzione. E questo è molto importante, perché anche un piccolo prodotto, che sia un cilindro, un carburatore, un variatore, noi abbiamo il controllo assoluto della filiera della produzione. Certo, questo è importante. Quindi questo è molto importante. Stiamo parlando di un Made in Italy totale. Un Made in Italy totale. 95% del prodotto che costruiamo è fatto in Italia. Abbiamo piccole, quasi inezie, all'estero, ma stiamo parlando di prodotti commerciali, diciamo. Per il resto, tutto il prodotto, e questo qua è un valore per noi molto aggiunto. Assolutamente. Aggiunto. E si vede sul mercato la qualità. E senti, Dennis, brevemente, per il futuro come la vedi? Qual è la sfida del prossimo futuro per Polini? Allora, prossimo futuro, noi ci siamo già affacciati nel prossimo futuro, abbiamo costruito il motore e-bike EP3, questo contiamo molto per il prossimo futuro, diciamo, se vogliamo vedere il futuro green. Chiamiamolo di così, Polini, sì. Diciamo. Per quanto riguarda invece il futuro nelle modifiche, nelle trasformazioni, nel ciclomotore, nelle competizioni, certo. Di sicuro non ci saranno più i numeri che facevamo negli anni 80 o altre cose, però gli appassionati continueranno a fare delle piccole produzioni, delle piccole modifiche, quindi noi contiamo bene comunque di tenere, quindi, i cambi. Adesso magari facciamo ancora un giretto, andiamo a vedere qualcosina e poi dopo io mi dedicherò a questo ciao e viva. Poi magari lo proverai, lo provi e mi dici cosa ho fatto, se ho fatto un disastro oppure no, va bene. Va bene. Grazie. È stato un piacere, ciao. Ciao Dennis, ciao. Molto bene, ci siamo. Allora, tornati al lavoro, vediamo di
montare l'accensione. Per farlo è indicato anche nel libretto di istruzioni, bisogna andare a limare via un pezzo di fusione che è qua, ci vuole un attimino di pazienza e l'attrezzatura giusta per togliere un mezzo centimetro di materiale, perché l'accensione deve poter non trovare ostacoli, chiaramente. Quindi adesso andiamo a montarla e poi dopo ci siamo quasi, eh? Bene, ora che abbiamo fissato l'accensione, abbiamo fatto la connessione, un po' di difficoltà nel far passare nel gommino tutti i cavi, un po' un lavoro da cinese, come si dice, ma a parte questo, tutto liscio come l'olio. Adesso siamo arrivati al momento in cui riprendiamo in mano il ciao, eccolo qua, finalmente lo tocchiamo nuovamente per attaccare la bobina e poi piazzeremo il motore là dove deve andare. Ed eccoci qua, quindi il motore al suo posto all'interno del telaio del ciao. Poi naturalmente sarà mio dovere rifinire il tutto, mettere i distanziali e quant'altro, fare i collegamenti elettrici, ma insomma siamo arrivati finalmente a montare il motore nel suo posto. Nella prossima puntata vedremo invece carburatore, la trasmissione e scarico, quindi bella puntata succulenta, mi raccomando, continuate a seguire il canale, continuate a seguire questa miniserie di video, noi ci vediamo al prossimo. Rimanete sintonizzati sul canale YouTube di moto.it, il sito per tutti gli aggiornamenti del mondo moto, e noi ci vediamo presto, mi raccomando. Ciao.